Mi si vede? Mi si vede? Si vede che sorrido? Ed eccola qua l'auto carina del giorno, la Hyundai i20N. Sono sempre un bambino felice quando c'è nei 20N, figurati. E in questo video vi andrò a riparlare di questa vettura dopo l'anteprima internazionale che mi invito ad andare a vedere perché lì trovate tutti i dati tecnici della macchina. Invece oggi facciamo, come al solito, qualcosa di più esperienziale. Quindi parliamo della macchina, delle sensazioni di guida, che cosa ho capito, che cosa non ho capito, guidandola per un po' più di tempo. C'è poco da dire, lei è una compattina sportiva, 204 cavalli, trazione anteriore, differenziale autobloccante, un assetto super ultra top, uno scarico ancora più super ultra top. Io non so come facciano in Hyundai a fare nel 2022 scarichi del genere con tutte le normative antinquinamento acustico e bla bla bla, perché lei insieme alle 30 sono sicuramente le macchine che fanno più baccano, sano, che si possono trovare in commercio dopo la mia regina delle compatte a livello di scarico, che è stata la Focus RS, perché io ci ho perso un timpano con quella macchina. Però lei suona veramente tanto bene, compattina, bella, di design piace o non piace la 920. Se avete in mente i 30, vi renderete conto che sono due prodotti a livello di design completamente diversi. La ragione è molto semplice ed è subito spiegata: i 30 è stata disegnata in Europa, lei invece è stata disegnata di là. Quindi si vede che è molto orientale, si vede che è molto coreana anche a livello di stile, molto spigoloso, molto, io le chiamo i Decepticon, no? Perché no, è una cosa carina, ve lo giuro. Le chiamo i Decepticon perché hanno, no, questo stile molto aggressivo, robotico, non saprei come dire, però lato pratico, vista dal vivo, si confonde con una i20 se non avete ben idea di che cosa sia questa macchina, però fa capire subito le sue cattive intenzioni con questi bellissimi inserti rossi, sia sul paraurti posteriore, sia qua sulla minigonna con il logo N, sia qua davanti che vanno a confluire poi sopra lo spoilerino, sia per la lavorazione di tutta la griglia qua davanti logata N, sia per la tinta bicolor di questo azzurro tipico e il tettuccio completamente nero, e soprattutto per quest'ala, che è assolutamente funzione reale, che c'è qua dietro e la rende sicuramente molto molto più sportiva anche a livello di disegno. I cerchi sono da 18 pollici, il sistema sospensivo è un MacPherson qua davanti e un ponte torcente a retrotreno. Qua davanti ovviamente c'è il differenzialino autobloccante, tarato molto bene con un bel rapporto di chiusura, com'è che si chiama, di rinvio. E poi rimane le 20 che conosciamo tutti a livello di stile interno, perché a parte i sedili sportivi che sono stati aggiunti su questa versione, li vedete? Che belli, in tessuto e in pelle, e a parte il volante che si va a griffare di alcuni tasti interessanti come la modalità N personalizzabile, la modalità N standard, il tasto per abilitare e disattivare il rev matching, rimane l'abitacolo. Accendiamo, che così ve lo faccio anche vedere. Rimane l'abitacolo di una i20 assolutamente normale. Bimba, ottimo. Rimane un i20 assolutamente normale. Certo, nel menu del sistema infotelematico c'è la modalità N, dove posso andare ad accedere a un pannellino di controllo specifico con un sacco di parametri interessanti, come la farfalla, come la temperatura dell'olio, temperatura del motore. Qua vabbè, ho un indicatore di giri, chi se ne frega, un cronometro per quando vado in pista. Ho una funzione circuito che quando sono su un circuito, qua ad esempio ho caricato il Nürburgring, mi va non solo a cronometrare ma a far vedere a che punto sono della pista. È carino, c'è proprio delle funzioni carine, che mi danno anche poi accesso a tutta una telemetria, anzi tutta una registrazione, tutto un log dei dati che posso anche visualizzare su scala temporale. Mi piace molto perché mi piace, dopo aver guidato sulle mie strade, vedere un po' come mi sono comportato. E poi la possibilità di personalizzare due profili custom che si attivano invece da questo tasto sulla sinistra, Valerio, alla sinistra, dove posso andare a tarare su tre livelli tutti i componenti, quindi motore sterzo, rev matching ESP, suono della marmitta. E poi ho anche un grafico con le forze G raggiunte su
sui vari assi ed è carino giocarci, vedere un po' che cosa è successo. Opzioni prestazioni, posso andare a modificare il limitatore di giri motore per quando vado ad abilitare il launch control, ve lo faccio vedere per partire, e poi l'EN Road Sense, guardatelo, suggerisce l'uso della modalità EN al rilevamento di un segnale di doppia curva. Anche questo, magari cercherò di farvelo vedere alla guida, è una cosa carinissima, una chicca che per noi appassionati è super golosa. La macchina, se siete in modalità normale, quindi non siete già in N, appena rileva da GPS che c'è una doppia curva, vi suona, vi dice curva pericolosa più avanti, attiva la modalità N e ti dà direttamente la possibilità di attivarla con il tastino OK senza schiacciare il bottone. Carino, è una chicca che mi è piaciuta molto. Poi a livello di sistema infotelematico rimane la i20 che già conosciamo, molto tecnologica, tantissime assistenze alla guida. Cruise control adattivo, funzione di frenata automatica di emergenza, blind spot monitor, insomma, c'è assolutamente tutto, con tanto di mantenimento attivo della corsia, concentraggio della corsia che si abilita con questo tastino sul volante. Cambio manuale, serrapporti, tutto il resto lo conosciamo molto bene, direi di non perdere ulteriore tempo e direi assolutamente di andare alla guida di questa macchina che mi ha sorpreso davvero tanto per come sta in strada. Andiamo! Beh, come iniziare il video della 20N con un bel launch control. L'ho già abilitato, marcia in granata, giù tutta la frizione, giù tutto il gas e la cosa bella è che lo posso regolare col più e il meno, posso regolare il limitatore, bellissimo. Andiamo. Guardate, lo regolo, alzo, abbasso, andiamo a 4000. Bellissima, vai! Vai, Andreina! Che cosa bellissima! Allora, mi piace, avendo avuto la fortuna di provarla per un po' più di giorni, l'ho capita e mi sono ricreduto su alcune cose, che non mi avevano forse convinto troppo, meglio, non mi avevano soddisfatto troppo all'anteprima internazionale e invece, ho capito tante altre cose, come ad esempio il fatto che l'impianto frenante qua è meraviglioso, non si stanca mai, la potete portare in pista, ci potete giocare, potete andare anche a ring, e tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, a ring fa 8 minuti e 10 questa cosa qua. 8 minuti e 10, 1,20. Meraviglia delle meraviglie. E dico l'impianto frenante perché questa vettura qua chiama proprio la Fiesta ST, così gli fa Fiesta ST, Fiesta ST, e alla fine è la vettura che va a competere con la Fiesta ST. Parlando di comparazioni, prima che arrivasse questa macchina, ovviamente ho guidato la versione normale di 20. Ho guidato la versione normale e ho detto A. Ho detto A perché ho trovato un telaio da fuori di testa. Ho trovato veramente un'ossatura bella. Ho trovato un assetto bello e anche sulla versione normale da 100 cavalli giù di lì, facendo tutti i miei esperimenti, mettendola con tutti i controlli off, guidandola sulle mie strade, mi sono accorto che, porca miseria, aveva una bellissima tendenza al sovrasterzo. Arrivavo picchiato in curva, mollavo, la macchina sovrasterzava e ho visto un assetto che lavorava benissimo sulla versione normale. Ho detto, cavoli, chissà, la i20N, considerato il lavoro che hanno fatto sulle 30, che cavolo di potenziale c'è? Poi arriva alle 20N, vedo che il motore è un 4 cilindri, il 1600 che c'è lì davanti, da 204 cavalli, dico abbiamo un cilindro in più rispetto al 3 cilindri, avevo aspettative altissime, poi la guido, le aspettative sono state comunque soddisfatte, va un pelino più della Fiesta ST, ma non so, mi sembrava gli mancasse qualcosa, sia di motore e anche di assetto, perché l'assetto è bello sportivo, ma non così tanto. In realtà, guidandola, ci siamo capiti, abbiamo fatto amicizia e mi sono accorto che in realtà l'assetto è perfetto. L'assetto è perfetto e tra l'altro la stabilità di questa vettura alle alte velocità è incredibile. Mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista. Partiamo dal motore. Il motore ovviamente ha molte più potenzialità perché essendo di cubatura leggermente superiore alla competitor ed avendo un cilindro in più, diciamo che è sicuramente più coinvolgente, ha sicuramente una risposta diversa, un modo, un'erogazione completamente diversa e c'è anche più margine. Qua con 204 cavalli l'hanno tenuto veramente a bada, l'hanno tenuto proprio tranquillo. Con una mappatura per uso pista sicuramente si va oltre i 250 cavalli, non è per niente male. Poi c'è un differenziale autobloccante qua che è tarato molto bene, ha una bella percentuale di ripartizione, una
bella chiusura e c'è questo assetto che è giusto. Forse da appassionato lo volevo ancora più rigido, però mi sono accorto con persone a bordo che effettivamente già così lo è tanto, anzi forse un po' troppo, perché in molti si sono lamentati che la macchina è dura e non avendo sospensioni a controllo elettronico, come lavora bene il differenziale autobloccante, non avendo sospensioni a controllo elettronico anche in modalità normale o eco, questo assetto è veramente sportivo. A me piace, ci farei anche 800.000 km, però non a tutti va giù, soprattutto per un uso normale, non sportivo. Nella realtà dei fatti, chi si orienta su questo prodotto comunque ha già, diciamo, idee ben chiare e sicuramente non gli dispiace avere un assetto così sportivo. Poi anche qua la taratura è bella, perché vedete che in curva, se freno o mollo gas, la macchina sovrasterza. Qua ho frenato un po' per esagerare le reazioni, perché siamo gommati, l'avete visto prima, invernali, con gomme che proprio non c'entra niente con quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo un attimino aiutare la macchina. Come prende velocità mi piace, come risponde il motore mi piace, come fa rumore il motore mi piace. In Hyundai probabilmente ci stanno facendo gli ultimi regali endotermici, chiamiamoli così, perché non saprei per quale altra ragione fanno macchine che fanno così tanto baccano nel 2022, perché con tutte queste normative ormai le macchine, anziché fare brum brum, fanno in Hyundai sono riusciti ancora nel 2022 a fare auto che fanno veramente tanto baccano, bello, come l'i30, come questi 20, con questi borbottii, con questi scoppietti di scarico, molto coinvolgenti, forse un pelo meno rispetto alle macchine che si avevano dato all'anteprima internazionale, magari le avevano truccate, no, sto scherzando ovviamente. E poi ovviamente una macchinetta che è completamente personalizzabile. Qua vi ho lasciato una schermata, io ho, a parte la modalità di guida N, a parte la modalità di guida sport, a parte la modalità di guida normale, a parte la modalità di guida eco, la possibilità di avere anche due mappature custom, due mappature personalizzabili, che posso richiamare con l'altro tastino N che ho qua sul volante. Vedete, il motore lo posso regolare su tre livelli, lo sterzo pure, per quanto risponde per la resistenza che fa, la taratura dell'SP pure, il rev matching anche, perché quest'altro tastino rosso che ho qua sul volante è il rev matching, che sostanzialmente sarebbe l'adeguamento dei giri motore in scalata, come succede adesso, per far sì che poi quando si riattacca la frizione il motore si trova a regime di giri giusto, per non avere strattoni. Molto molto comodo, divertente, utile nella guida sportiva. Che bello questo differenzialino, come lavora bene. E anche il suono è personalizzabile su vari profili. Altre cose che mi sono piaciute di questa macchina sono sicuramente il cambio. In Hyundai ci sanno fare con i cambi manuali, questo se rapporti è perfetto, è bello, coinvolgente. La potenza mi sono accorto che è giusta, perché fare una macchina con più di 204 cavalli avrebbe dato fastidio all'i30, sarebbe andata troppo veloce, e soprattutto saremmo diventati noi il collo di bottiglia della macchina. Così c'è un bilanciamento perfetto dell'auto, perché la mia velocità di reazione è giusta per una macchina da 204 cavalli, fosse stata di più io diventavo il collo di bottiglia ad utilizzare questo cambio manuale. In realtà così non è, il cambio manuale è perfetto ed è un cambio da questi innesti molto secchi, molto veloci e morbida. Comunque l'attuazione è precisissimo, ci posso fare veramente quello che voglio alla velocità che voglio, e mi piace veramente tanto operarlo e usarlo. Parlando invece di come sta in strada la macchina, beh, c'è poco da dire rispetto a quanto avevo già scoperto guidandola per la prima volta. La macchina ha una stabilità incredibile, ha una risposta dello sterzo prontissima. Lo sterzo mi è piaciuto veramente tanto, perché è molto diretto, quindi poco angolo volante, tanta risposta, molto violenta, con accezione positiva dalle ruote anteriori che aggrediscono bene l'asfalto. Il retrotreno segue e ci si può divertire, perché è stato fatto bene il rilascio del gas. Il rilascio del gas non è istantaneo, appena lascio il gas non molla, e non molla e rimane leggermente accelerato e scende lentamente di gas, per una semplice ragione, perché se vi trovate in percorrenza di curva limite con questa vettura e non ci fosse questa cosa qua, la macchina inizia il sovrasterzo. Invece così, mollando il gas è molto più progressivo, e se lo mollate la vettura vi aiuta
fare un leggerissimo sovrasterzo per fare bene le vostre traiettorie e aiutandovi nella guida sportiva, ma facendoci capire anche che in realtà il retrotreno è molto molto ancorato al suolo. È veramente una bella impostazione anche dal retrotreno, che mi garantisce sempre una buona presa su asfalto e capacità di darmi sicurezza in tutti i contesti. Poi, se abilitate il controllo di stabilità o lo mettete in modalità sport, vi aiuta tanto, perché lavorando di SP fa delle micro pinzate al punto giusto per far sì che questa tendenza sanissima al sovrasterzo di questo telaio venga assolutamente annullata. Quindi, se non vi trovate a vostro agio con un tipo di guida violenta che può offrire questa macchina in modalità N, semplicemente mettendo i controlli in sport o in normale, la macchina diventa assolutamente neutra, sottosterzante, giusta e intuitiva. Bello il volante, bello il motore, bello il cambio, c'è anche il freno a mano, sanissimo, è stata molto divertente, ce l'ho avuto in mano anche quando nevicava, e poter bloccare il ponte dietro con le mani è oggettivamente una cosa molto bella su una macchina del genere. E poi c'è il coinvolgimento alla guida, che mi è piaciuto veramente tanto, perché Hyundai hanno delle chicche che mi fanno capire che lavorano bene. Se io metto ad esempio la macchina in normale, vediamo se mi dice qualcosa, ha una funzione molto carina: quando rileva una doppia curva o una curva pericolosa, mi viene fuori un avviso che mi dice curva pericolosa più avanti, attivare modalità N con l'ok. È una chicca che mi è piaciuta veramente tanto, perché quando rileva che c'è una strada carina ti suggerisce anche di impostare il profilo di guida sportivo. Bello, mi è piaciuta questa attenzione al dettaglio, e questa attenzione che ha un appassionato fa sicuramente tanto piacere. Parlando invece dell'auto, appunto, nelle altre modalità, così almeno ci togliamo il pallino, guidandola in eco e in normale, questa macchina mi ha risorpreso a livello consumi, perché comunque è una macchina che ti invoglia a dar giù pesante di gas, è una macchina che ti invoglia a tirarle sempre il collo. Però all'atto pratico, qua sulle mie strade, quindi in extraurbano, andando normale, con quest'auto faccio 20 km litro. Se ci aggiungo anche la città, i chilometri litro diventano 16-17. Non è malvagia. Se invece ne fate un uso giusto, quindi la utilizzate magari anche un po' in modalità sport e date un po' di voce al motore, il consumo è tra i 12 e i 15 km litro. Guardate, curva pericolosa più avanti, ok, abilita modalità N, perché ha rilevato che qua avanti c'è una bella S e noi diamo giù di gas. Tra l'altro, il motore ha una bellissima elasticità, perché anche a bassi giri, anche sotto i 2000 giri, riesce già a iniziare a spingere dal meglio di sé, da 3000 giri in poi, dove la turbina inizia ad attaccare veramente veramente potente, e arriva tranquillamente a 6500 giri, dove è consigliato cambiare. In realtà sfiora praticamente 7000, perché si può arrivare a 6008, però 6500 giri è secondo me il regime giusto per cambiare, dove tanto la potenza massima è già stata erogata. Il motore turbo è inutile far finta che sia un aspirato. Insomma, mi è piaciuta molto, perché è sicuramente una bella arma da battaglia. Con queste macchine, paradossalmente, in un track day ci si diverte di più che con... costantemente chiedere il 100%, sentite gli scoppietti che ci sono dietro, e ci si diverte veramente senza andare a raggiungere velocità astronomiche. Sentite che belli gli scoppietti a 3500 giri. Mi è piaciuta, brava. Ciao, scendiamo che tiriamo due conclusioni. Insomma, avete visto un prodotto che mi ha conquistato davvero tanto, a partire dai freni, perché lei di freni ne ha. Sul motore ci si può lavorare, si può avere ancora di più, però già così è perfetta, è bilanciatissima ed è un'arma letale. Se scegliete una gommatura sportiva,
Questa macchina in pista può fare veramente paura e vi fa soprattutto divertire tantissimo, perché quando, come vi ho detto, avete a che fare con vetture sportive, ma non esasperate, non state guidando un Ferrari, beh, vi divertite molto molto di più, perché le si può tirare il collo, si può sempre dare il massimo, sempre viaggiare al 100% di gas. Bella, mi è piaciuta come sta in strada, un'auto dall'assetto super. In Hyundai sono bravi, con i 30 hanno fatto un lavoro stupendo, con i 20 hanno fatto un lavoro stupendo, e direi che è proprio un bel regalo fatto da mamma Hyundai per tutti noi appassionati. Tutti noi appassionati che vediamo in lei e vediamo in i30N le ultime macchine scoppiettanti, perché sappiamo che Hyundai, purtroppo obbligata, ha deciso di non sviluppare più motori endotermici, di conseguenza le rimane una piccola compattina sportiva pepata da tenere d'occhio se vi piacciono i motori. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di quest'auto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Automoto. Ciao!